È un grandissimo piacere perché a io e te c'è Vittoria Belvedere. Ciao, buon pomeriggio, che bella presentazione. Grazie. Ma mi hanno detto, prima che arrivassi in studio, che tremavi qua ma dietro. Ma se vuoi te la faccio vedere la mia mano. Ma perché? Perché così mi agito. Sai, una cosa che ripeto sempre è che io faccio parte di questo mondo, sono un'attrice, vivo in questo ambiente, telecamere, luci, quindi vivo in questo bellissimo acquario, ma in realtà io mi sento un pesce fuor d'acqua, cioè non... Ti capisco. È come se non mi appartenesse, mi diverte, allo stesso tempo, forse sono un po' masochista. Ma ti capisco, anch'io ho una vita altrove. Infatti sono una non tanto chiacchierata perché sono molto riservata, forse avrei dovuto essere un po' più prezzemolina, forse avrei dovuto fare più cose di quelle che... E chi l'ha detto questo? No, ti sto dicendo in realtà per come... Io trovo che hai gestito la tua carriera con veramente grandissimo buonsenso. Non so se sia stato buonsenso, sicuramente la timidezza ancora oggi mi accompagna. Che bello. Che bello. Beh, guarda, nello stato che io provo interiormente ti posso assicurare che... Ma in questo momento? Ma sì, certo. Ma perché, scusa, siamo io e te, non ci conosciamo. Bravo, forse anche stiamo per parlando questo. Per la prima volta. È una chiacchiera sincera, che problema c'è? Perché mi agito, perché divento... Qualcuno ti ha detto le domande prima di cosa parleremo? No, fortunatamente no. No, allora? Nel senso che il tutto poi, non sapendo e non essendo preparato, risulterà, ma tu nella tua vita professionale, quante volte ti è capitato di andare in TV a promuovere qualcosa? Tante? Tantissime. E a fare un'intervista? Abbastanza, nel senso che non ne ho fatte poi tante quanti film ho fatto, ecco. Ok, e un'intervista in cui parli della tua vita? Anche lì, insomma, sì, ripeto, non sono una che ama esporsi, parlare di se stessa, della sua vita privata. Ma tu non credi che gestire la comunicazione di se stessi come hai fatto tu preserva da un'attenzione mediatica smodata in cui in effetti i VIP cosiddetti, che poi è una parola che io odio, solitamente fanno quelli che sono, come dire, destinatari di un'attenzione mediatica, ma sono i primi a cercare i paparazzi, i fotografi, i giornalisti, a raccontarsi, a vendere perfino i servizi settimanali. Tu queste cose non le hai mai fatte? No, non le ho mai fatte. No, ma ti ripeto, perché comunque non ha mai fatto parte del mio carattere. Diciamo che tutto questo mondo non mi ha mai travolto e fatto diventare quello che poi in realtà non ero. Cioè, sono sempre rimasta la stessa e forse questa cosa un po' questo carattere così, insomma, timida, chiusa, mi ha un po' precluso forse altre cose. Che cosa ti ha precluso? No, non lo so. Però se lo dici significa che qualcosa lo immagini. Forse sì, però sono felice. Cioè, tu vuoi dire che alcune occasioni professionali non ti sono in qualche modo, non le hai vissute perché non hai fatto un gioco, diciamo, di relazioni pubbliche come hanno fatto alcune tue colleghe? Ho tradotto bene? Sì, probabilmente è successo anche questo. È successo anche però questo. Poi credo che siano tanti, no, gli ingredienti per stare un po', tra virgolette, al centro dell'attenzione, per far parlare di sé. Comunque, siamo entrati in un discorso nel senso che non è questo, insomma, il... No, non siamo qui per raccontare del perché e del per come, no? No. L'hai detto tu, però. No, che non sto dicendo. Tu hai detto che se avessi avuto un altro carattere le cose sarebbero andate diversamente. Sì, forse meglio, forse peggio. Secondo me sono andate benissimo. Benissimo. Perché le persone hanno, secondo me, un giudizio, le persone che ti guardano recitare, che ti vedono presentare, che ti vedono all'azione. Io immagino che tu lo verifichi per la strada. Sì, la gente sì, ti sì. vuole bene. Sì, certo, no, ancora oggi la gente mi ricorda per un sacco di cose che ho fatto 100 anni fa, hai capito? E perché sei così autocritica allora? Perché sono così autocritica. Forse anche questo fa parte del mio carattere, non lo so, forse perché sono... mio marito dice sei pessimista perché preferisci insomma sapere già quello che ti aspetta nella vita, così laddove dovesse andare male sei preparata, no? Può darsi, sì. Però i tuoi genitori ti hanno dato un'educazione, io lo capisco perché è un'educazione molto simile a quella che ho avuto io, sono emigrati dalla Calabria come i miei genitori,
i miei da Soverato con la fuitina e sono loro, no. Loro invece sono andati in Brianza, sì. E sempre dalla Calabria però, da dove? Da Vibo Valentia, sì, da, insomma, però se, no, il no era senza fuitina, nel senso che io loro ero già non fuitina, tu eri già nata perché sei nata lì, però si sono trasferiti quando tu eri piccolissima, sì. Perché come tutte le persone del sud Italia che volevano in qualche modo, come dire, inventarsi una vita migliore, mettere su famiglia, tentare di trovare un lavoro che potesse garantirgli una vita dignitosa, anche i tuoi genitori con coraggio, vero, hanno fatto questa scelta. E immagino che i sacrifici che tuo papà e tua mamma hanno fatto nella vita, insomma, sono stati anche un modello educativo per te. Assolutamente, li ringrazio. Credo che poi il carattere sia stato anche forgiato da questo, ecco. In parte l'essere calabrese, in parte l'essere migrante, in parte sì. Sai che gli emigranti che dal sud Italia sono andati verso il nord negli anni 60-70 e quelli che dall'Italia sono andati nel resto del mondo, gli italiani all'estero, hanno fatto grande questo paese perché hanno contribuito certo, all'industria, al mercato. Cioè hai una storia familiare egregia. Sì, è vero. E i tuoi genitori te l'hanno mai raccontato gli anni in cui eri piccolina e loro faticavano per costruire la famiglia, costruirti un futuro? Beh, intanto è divertente il racconto che mi hanno fatto quando sono partiti dal sud per andare nella Brianza. Loro avevano una 600, credo, insomma, tipo alla Fantozzi, sai, con le macchine cariche, certo, con... quindi con le valigie, e io piccolissima dietro, dentro alla cullettina, e mia madre mi ha detto, non so quante ore abbiamo fatto, insomma, con una macchina normale, ancora oggi forse ci vogliono 12 ore ad arrivare Milano-Vibo Valentia, credo che siano durate 24 con la 600 di allora, 24 ore, però mi ha detto, sei stata bravissima, non hai mai pianto, quindi già questo era divertente. È stato tenero, no? Il fatto che comunque siano partiti per questa avventura. In realtà avevano un appoggio perché i genitori di mia madre erano già in Brianza e fondamentalmente credo che abbiano preso coraggio proprio perché avevano questo appoggio, ecco. Sai che ho visto delle tue foto da piccola, se la regia di Elisabetta Pierelli le manda in onda, ma insomma, a parte, vabbè, lo sai da sola, è quasi impossibile guardarti per quanto sei bella, però mi pare che da piccina questa cosa fosse già molto chiara. Qui sei, ma guardate questa foto della Belvedere, ma qui quanto avevi, neanche un anno? Che sì, credo 6 mesi, sì, 6-7 mesi. Sì. Sì. Che effetto ti fa rivederti a 6-7 mesi? È buffa. Pensa che mi ricordo ancora questo studio, no? Ovviamente non a quell'età, però insomma mi ricordo che i miei genitori ogni tanto mi portavano lì, non so, ecco, un altro ricordo ben stampato nella mia memoria che era quello a Carnevale, io ho una foto però ovviamente non so dov'è finita, ed ero con un vestito giallo con tutti i fiori, insomma, vestito tipo da principessa, ma in realtà ero vestita da primavera. Mia madre mi disse che ero vestita da primavera. Chi li cuciva i vestiti di carnevale? Tua madre? No, mia madre non... No, era molto brava. Li compravate? Li compravate? Sì. Sì, sì. Beh, ma a casa nostra le scarpe, i vestiti arrivavano forse a Natale, quindi portati da Babbo Natale, o forse al compleanno. Insomma, non c'era questo consumo che c'è oggi. Non... E con i tuoi figli, da questo punto di vista, visto che ovviamente la società è completamente cambiata... Nell'uso del denaro, li hai educati a essere parsimoniosi o hanno, come dice mia mamma, nei confronti dei nostri nipoti, le mani bucate? Il grande ha le mani bucate. Il grande ha 20 anni, Lorenzo, e ha le mani bucate. Lui è uno di quelli che se gli dai 10 euro... Ne spende 15. Sì, certo, ne spende 15. Emma è la femmina ed è quella che invece se gli dai 10 euro ne fa diventare 20. Cioè 20 non di spesa, ma di guadagno. Ma loro, i tuoi figli, la tua popolarità, il tuo essere fermata per la strada, il tuo essere riconosciuta, l'apprezzamento del pubblico, come lo vivono? Beh, oggi lo vivono meglio, nel senso che... sai, quando sono piccoli non capiscono. Certo. Ti chiedono perché stai là dentro e sei qua. Chi è quello che baci e se papà è qua.
Ho il piccolo, che è piccolo ancora perché ha 10 anni, e ancora oggi mi guarda e mi dice: mamma, tu sei un'attrice famosa? Mamma, ti riconoscono? Mamma, quella persona ha detto: ah, guarda, è passata Vittoria. Cioè, quindi lui lo nota, non si chiede il perché, forse lo sa già, però è curioso, è incuriosito e curioso. Io ho visto tantissime cose che ti riguardano nelle Teche Rai questi giorni, e dovevamo scegliere con gli autori dei filmati che accompagnassero questa intervista. Ne ho scelti 5, perché ne hai fatte di cose. Ne ho fatte tante, sì. Io vorrei partire dal 2002, perché la tua presenza a Sanremo, la grazia con cui hai fatto quel festival, nell'eleganza sia fisica ma anche nel vocabolario, perché poi, a differenza di molte tue colleghe, hai vocabolario, beh, si ricorda così, 2002. Cos'era? Piccolo problema. Non si attacca il microfono? Non funziona la molletta. Vorrei intervenire, ma non posso. No, non devi. Ma non forse posso. Troppe mani sono finite qua. Allora ci colleghiamo con... Come troppe mani? È così, è vero. Che ha detto? Non ho capito. Sono troppe mani sono finite qua, o meglio sulla molletta. No, pensavo a tuo marito qui, insomma. Beh, devo dire che Pippo, che è il numero uno della spontaneità televisiva, perché sa sempre improvvisare, riempire un buco in qualsiasi momento, in quel caso avete fatto un siparietto molto simpatico. Guarda, nonostante si facessero la sera le prove, sì, era ovviamente nato tutto casualmente, non si era provato assolutamente niente. E ti aggiungo anche un'altra cosa, quando Pippo mi chiamò per fare... Me la racconti questa storia? Chi ti ha chiamato per fare Sanremo, come e quando? Questo per dirti ovviamente che anche in quel caso io lì stavo morendo, ecco, non mi sentivo a mio agio e non sapevo il perché fossi su quel palcoscenico. Com'è successo? Pippo mi aveva già chiamato, insomma un paio di volte a delle sue trasmissioni. Come ospite. Uh-huh. E poi il giorno del mio 30° compleanno spensi il telefono perché ero depressa. Tu dici perché? 30 Quindi anni. Siamo al 2002. 2002, sì. 30 anni. Hai spento il telefono perché eri depressa. Perché non era più 21, 22, ma era 30. Ma per l'età o perché c'erano guai sentimentali da affrontare? No, ero felicemente sposata. Appunto. Insomma, sì, no. Quindi no, per l'età. Depressione per l'età, insomma, gli anni che passavano. E al tempo c'erano le segreterie telefoniche, certo, sui cellulari. Oggi non ci sono più, o comunque non la metto. No, ci sono, ma non vengono usate. Vabbè, te la faccio breve. Il giorno dopo, riaccendendo il telefono, ho riascoltato i messaggi e fra questi c'era quello di Pippo in cui mi diceva: cara Vittoria, mi farebbe piacere incontrarti perché ti devo parlare di una cosa molto importante. Quindi, appuntamento, ci incontrammo nel suo ufficio. Arrivai nel suo ufficio, tavolone, tavola rotonda con 10 persone. C'erano i suoi autori, collaboratori. Sì, ovviamente. Io... ti giuro, avevo una paura mostruosa, mi diceva: come va, come non va? Insomma, ma tu avevi percepito che l'offerta poteva essere legata a Sanremo o no? Mio marito ebbe l'intuizione, mi disse: secondo me vedrai che ti vuole proporre di fare Sanremo. E te l'ha detto lì? E me l'ha detto in quel pomeriggio là. E tu, emotiva come sei, come hai reagito? Gli ho detto: grazie, sei molto gentile, ma non credo di essere io insomma... la ragazza che potrà accompagnarti a Sanremo. Gli ho detto: no, io faccio l'attrice, non faccio una presentatrice. No, insomma, ho iniziato a far fugliare qualcosa, presa dal panico, e mi disse: non ti preoccupare, io ti porterò accanto a me, tu sarai vicino a me, io ti proteggo. Quindi per lui, concluse, era fatta. Io invece tornai a casa e dissi: ma di che? Dopo quanto gli hai detto di sì? È cotta e mangiata, cotta come e per mangiata. Dire, no? O lo fai o lo fai. Punto. Sai che dopo qualche anno, dopo 7 anni, insomma, da quel Sanremo, cominciano a capire i registi, i dirigenti della RAI, che il volto di Vittoria Belvedere, era un volto che faceva ascolto.
e diventa campionessa assoluta d'ascolto in questa rete e in altre reti. Partiamo dal 2009, così. Sei già in piedi? Buongiorno. Devo andare in Sicilia, a Catania. Ancora? Non c'eri già stata la settimana scorsa? Vuoi un po' di caffè, è ancora caldo. Perché devi andare in Sicilia? C'è qualche problema? No, no, nessun problema. C'è pericolo. Mamma, sta tranquilla, non c'è nessun pericolo. Non andare, Enrico. Almeno per questa volta stai a casa. Ho paura. Ma vado via solo per un giorno. Sta tranquilla, eh? Non farai in tempo ad accorgertene che sarò già tornato. Qui con Massimo Ghini, l'anno dopo con Enzo De Caro, ancora campionessa d'ascolti, Rai 1, 2010. Salve. Che faccio, Lola? Ha sentito il questore, dice che devo approfittare di te. Approfitto. Come vuoi. Sappi solo che sono armata, però. Fa piacere vederti, la trovo bene. Anche a me, sai. Quanti anni sono passati? Beh, fai tu il conto. Avevi appena vinto il concorso. E tu eri il primo collega che ho conosciuto. Matteo De Rosa, un mito allora. Una specie di leggenda. Allora? Dai, però ti trovo bene. A parte qualche ruga e qualche capello bianco. Beh, già è tanto che li trovi i capelli. Tua moglie? Non stiamo più insieme. Giulia ha fatto altre scelte. Mi dispiace, non lo sapevo. Spero non per colpa mia. No, 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 tu non c'entri niente. Tutt'altri motivi. Hai visto che hai fatto le scelte giuste? Ma io non ho rimpianti, non... No, insomma, sono felice di tutto quello che ho fatto, nel bene e nel male, comunque. Se c'è stato del male. C'è stato del male? No, non lo so, non me lo chiedo. Non lo voglio sapere. Forse sì, forse no, non lo so. Quando rivedi le tue interpretazioni, immagino che con tutte le paure e i timori che hai non sei una che si rivede. No. Quindi adesso ti sei rivista? Sì. Che cosa pensi? Siccome sei molto autocritica, immagino che quando ti guardi dirai, ma questa chi è? Ma sono io. Sì, bravo. Io ancora oggi non ho visto delle puntate di Sanremo. Ma dai, non ci credo. Ma sì, certo, ma sì. Ma i tuoi figli le hanno viste? No, non lo chiedono. E casualmente, poco tempo fa, mio figlio è andato a fare un weekend con la sua fidanzata e mi ha mandato una serie di foto perché stava in albergo e mentre erano in albergo stavano dando una replica di una serie televisiva e mi diceva, mamma, ma guarda, ma stanno mandando in onda la tua serie. Quindi, insomma, non sono io, mi guardo con degli occhi. Vittoria, guardami negli occhi, tipo Giuca Scasella. Guardami. Sveglia, è tutto vero. C'è la pubblicità, tra poco ancora con Vittoria Belvedere. Bentornati a Io e Te con Vittoria Belvedere, di cui praticamente posso dire ormai ufficialmente di aver scoperto la plateale timidezza anche davanti alle telecamere. Adesso, se sei pronta... Sì. Ti presento, non so se vi conoscete personalmente, la signora Ricciarelli. Katia, ci sei? Certo, vi conoscete? La conosco, sì. Beh, Katia era presente quando ho fatto Sanremo. Il mio Sanremo. Sì. E allora? O comunque io ero presente quando lei stava a Sanremo. Devi sapere che Katia, oltre a essere vabbè, quello che è insomma un numero uno della lirica italiana, è molto dedita al talento degli altri, cioè dei giovani ragazzi che vogliono avvicinarsi alla lirica. Quindi è patentata... per fare da giudice in questo momento alle tue esibizioni canore. No, non è vero. Eh sì. Ma Katia, no. No, che così si innervosisce. Peggio allora, ancora. Prima di andare alla clip 4, saltiamo, lo dico in regia, alla clip 5, perché nel 2016 Vittoria Belvedere si presenta così al pubblico di Rai 1. Dans mon cœur, mais non sans nom.
Madonna benedetta. Quindi? Ecco. Katia, come la trovi? No, lascia perdere. Ma no, ti devo dire brava, perché fare... imitare lei che ha una voce così scura, sei stata bravissima, non è facile arrivare a quella, quel colore di voce basso, brava. È buona, ovviamente. Non sono buona, sono sincera, sono ma sincera. Ti vede- io ho visto che ti rivedevi come se stessi vedendo Marilyn Manson. Ma oscena, sì, bravissimo. No, grande trucco, grande parrucco... No, io no, ragazzi, no. Infatti mi hanno fatto uscire presto. Senti, dire. Ma tu balli nella vita? No, dipende. Cioè, con tuo marito, un lento l'avrei ballato in vita tua? Sì, quando, sì, quando ci siamo sposati. E da quant'è che non balli un tango? Ma mai ballato il tango con lui? E con qualcun altro? Beh, sì, quando ho fatto Ballando con le Stelle con il mio ballerino. Eccola qua! Vittoria Belvedere e il suo tango. Il mio cuore si ribella a te, al mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto. Gli occhi a palla, ma ti odi? Non ho capito. No, non sempre. Ah, ecco. Dai. No, qua mi sono piaciuta. Ah, dai. No, però bisogna specificare due cose. Allora, la prima è che in tale quale io non mi sentivo a mio agio, nel senso facevo un qualcosa che non mi apparteneva, ovvero cantare. Uh-huh. Poi è vero, gli artisti devono essere, insomma, preparati. Poliedrici. Poliedrici. Però non può esistere una competizione... Tu, attrice, con dei veri cantanti, va bene? Sì, posso cercare il più possibile di avvicinarmi al cantante che con l'interpretazione. Il ballo si partiva allo stesso livello, cioè non c'erano artisti. Ma ti sei divertita ballando? E quindi mi sono divertita, cioè mentre tale quale l'ho vissuta costantemente con un'ansia, nonostante comunque fossi circondata da persone stupende. Ma poi Carlo è uno che fa sentire... Assolutamente sì, no, ma ero io che non mi sentivo bene in quel ruolo. Sì, sì, è chiaro. In ballando invece mi sentivo a mio agio, pur morendo ogni sera, ogni esibizione. Ma i giudici come sono stati con te? Mi hanno castigato quando ho mollato, perché insomma c'è stato un momento in cui ho faticato, mi sembra la terza puntata, e mi hanno anche accantonato, mi hanno fatto uscire, mi hanno parcheggiato e poi sono stata ripescata, ho rivinto, però è stata una competizione divertente e paritaria con tutti gli altri. Ma so che tu sei un amante della musica. Io sono un amante della musica, sì, non più quella di oggi che ascoltano i... Sei pazza di Baglioni. Sono pazza di Baglioni, sono pazza di Patti Pravo, sono pazza di Mina, insomma hanno accompagnato un po' così la mia adolescenza e poi la vita matrimoniale. E allora, io faccio un regalo a te. Sei se sicuro? Tu fai un regalo a me. Adesso io invito la regista Elisabetta Pierelli, sì, a fare un taglio non stretto di più degli occhi di Vittoria Belvedere. E ti dedico questo brano, è dedicato a te, con tutto il cuore, da una persona che non ti conosce e che è già pazzo della tua timidezza. Io vado là dietro e con Elisabetta Pierelli faccio la regia di questo videoclip. Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, regge lo sguardo fissa in camera, Vittoria Belvedere. Thank you.
come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena, incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme, non capire mai cos'è, se c'è stato per davvero quell'attimo di eterno che non c'è, mille giorni di te e di me. Vittoria Belvedere e i suoi occhi con Claudio Baglioni. Che bella questa canzone. È bellissima, ma che cosa ti ricorda? Mi ricorda, ecco, mi hai chiesto il lento, se io mai ballato un lento con mio marito, questa canzone mi fa ricordare quel famoso lento che ballammo. Dove? Al nostro matrimonio. E prima del matrimonio? Mai. Quindi primo no, ballo del matrimonio parli del lento con lui, di altri sì, lenti? Sì, di altri lenti. Mai. Quindi l'unico il primo lento ballato. E forse anche l'ultimo. Quindi il primo e ultimo ballo lento con tuo marito è il giorno del matrimonio con questa canzone? Sì. Sì, sì. Era la nostra canzone comunque. Ha accompagnato le Ma ti sta guardando sere. Adesso? Se non sta dormendo, nel frattempo non l'ho annoiato, sì. E che cosa rappresenta quest'uomo nella tua vita, oltre a essere il tuo complice, il tuo compagno di vita e tuo marito? È stato ed è ancora oggi la mia forza, insomma. Io e lui siamo, credo che siamo una cosa sola. Oggi posso dirlo, insomma, dopo 21 anni di matrimonio. Alti e bassi, ma comunque felici, complici, amici. E ti confesso che nonostante siano passati 21 anni, il nostro amore si è rafforzato. Di solito capita che ci si sposa perché si è strainnamorati. Io ti confesso che quando l'ho sposato non ero così innamorata di lui. C'erano state un po' di cose che non... Vi siete prima scelti sì. E poi è scattato quel patto incredibile che c'è tra due persone che stanno insieme. Che è cresciuto poi, si è costruito col tempo. Beh, Fossati lo scrive in una canzone, la costruzione di un amore. Ed è, per noi è stato così. Io voglio farti un regalo, ma ti devo dire anche una cosa. Allora, se Elisabetta apre lo studio, raggiungo il nostro illustratore e disegnatore Lucangelo Bracci che... Ma mamma mia, sai che non capisco, ma tu sei più preparato di me in materia, quindi immagino che Lucangelo, se ti abbia disegnato in questo modo, avrà sicuramente un motivo e una spiegazione che sicuramente tu coglierai. Questo è il disegno che Lucangelo Bracci dedica in onore di questa conversazione. Come ti ha ritratto? Beh, mi ha ritratto in Elisa Doolittle in My Fair Lady. Grazie, mi sono divertita molto a fare quel personaggio, quel ruolo, non era la prima volta, ma la prima forse dove cantavo, ballavo e recitavo contemporaneamente.